a prendere posto perché sta per iniziare questa notte al museo, l'abbiamo chiamata. Questo primo appuntamento è visibile da ogni sala del Museo del Perugia Calcio, dunque vi prego di non accalcarvi qui nella sala principale, c'è posto per tutti, anche nelle altre sale potete seguire tramite i monitor quello che sarà questo incontro. Chiediamo scusa, siamo tanti, l'ambiente è piccolo e grande allo stesso tempo, questa sala più di quanti siete presenti non poteva contenere, per questo abbiamo deciso di ampliare ovviamente la godibilità di questa serata, di questo dibattito, di questa chiacchierata anche nelle altre sale del museo. Direi che possiamo cominciare, benvenuti a tutti gli ospiti illustri che sono qui seduti non solo al tavolo della conferenza ma anche sulle altre seggiole, un saluto agli amici della stampa, un saluto ai tanti tifosi biancorossi, rappresentanti dei gruppi ultra del centro di coordinamento del Perugia Club, tifosi singoli che sono stasera con noi. Io voglio iniziare subito con una sorta di poesia, perché credo che tutti coloro che sono qui presenti e che comunque sono tifosi del Perugia l'abbiano nel corso degli anni imparata a memoria da quella famosa stagione 78-79. La poesia, caro mister, recita: Malizia, Nappi, Ceccarini, Frosio della Martira dal Fiume, Bagni, Butti, Casarza, Vannini, Speggiorin, senza dimenticare naturalmente tutti gli altri, Marcello Grassi, Tacconi e via dicendo. Naturalmente è una formazione storica, anche se i protagonisti furono molti altri, oltre a quegli 11 che fecero la storia, perché il Perugia conquistò il secondo posto, il record di imbattibilità, stagione 78-79, ed è questo l'argomento di uno, o meglio del primo, degli appuntamenti che si svolgeranno, speriamo siano tanti, qui all'interno del museo, per ricordare i tratti salienti della storia del Perugia. Per farlo stasera abbiamo voluto iniziare con degli ospiti illustri per ripercorrere quella fantastica cavalcata, quindi sono qui con noi il tecnico Ilario Castagnier, poi c'era anche Francesco Paolo Sclafani, l'ingegnere amministratore delegato di quella società, e poi il capitano dei capitani, Piero Frosio. Qui in sala ho visto Michele Nappi, vedo il vice allenatore Giampiero Molinari, vedo Franco Vannini, vedo la signora Ceccarini che insieme al figlio ci sono venuti a trovare, vedo tanti amici e naturalmente vogliamo ripercorrere quelle fasi, non senza però intanto portarvi il saluto del presidente attuale del Perugia, Massimiliano Santopadre, che per impegni di lavoro non può essere presente stasera, ma ci sta seguendo, sappiamo, da Roma, tramite la pagina ufficiale del Perugia Calcio su Facebook. Tra l'altro voglio ricordarvi che questa serata viene ripresa dalle telecamere ufficiali del Perugia Calcio e voglio anche ricordarvi, visto che siamo in un tempio del calcio italiano come lo stadio Renato Curi e dunque è stato da poco inaugurato anche questo museo, è stata attivata sul sito motore di ricerca TripAdvisor una pagina dedicata esclusivamente al museo del Perugia Calcio, si chiama Ci Perugia Calcio Museo, potete visitarla e potete andare a lasciare le vostre recensioni su tutto quello che è disponibile qui dentro. Voglio anche ricordarvi che l'avventura del museo non è certo terminata con l'inaugurazione, che in realtà è stato soltanto un punto di partenza, perché ancora potete fornire materiale, cimeli, foto, ricordi, attrezzature che magari avete serbato per tanti anni nei vostri cassetti, in garage, in soffitta e che qui dentro magari ci starebbe bene. Dunque potete rivolgervi con una email all'indirizzo ilmuseodelperugia@ciperugiacalcio.it. Stasera doveva essere con noi anche il direttore sportivo dell'epoca, il dottor Silvano Ramaccioni, che però ha avuto un impegno inderogabile, ma sarà ugualmente presente con la voce, perché tra poco, più tardi, gli telefoneremo e dunque interverrà telefonicamente in diretta, come si dice in gergo, a questo appuntamento. Ho già salutato tanti altri protagonisti, c'è anche ovviamente Renzo Lucchini, massaggiatore storico, c'è il segretario Ilvano Ercoli, insomma ci sono tanti di coloro che hanno voluto presenziare a questo appuntamento, che si apre però con un saluto da parte di uno dei membri del comitato, di esperti, diciamo così, che ha dato una grossissima mano per realizzare un vero e proprio lavoro di squadra con la società, e dunque chiamo qui vicino a me Carlo Giulietti per
un saluto. Siccome non sei l'unico, io voglio citare anche coloro che hanno fatto parte di questo comitato: Luca Chiavini, Claudio Giulietti, lo stesso Ivano Ercoli che ho citato, Giordano Martucci, Massimo Calzoni, Franco Santanicchia e Roberto Settonce. Buonasera a tutti, innanzitutto porto il saluto, ho l'onore di portare il saluto del comitato dei tifosi del Museo del Grifo, comitato che ha collaborato anche alla realizzazione di questo straordinario evento, perché parliamoci chiaro, riunirci qui dopo tanto tempo con i diretti protagonisti non è una cosa da poco. Noi abbiamo sempre detto che le radici profonde non gelano, questo l'abbiamo detto da sempre, l'abbiamo detto il giorno della inaugurazione del museo il 7 luglio e oggi teniamo a ribadirlo. Per noi la passione è tutto, il nostro calcio è fatto di passione, di sentimenti e di emozioni. Lo scopo principale del museo è di tramandare questa passione, soprattutto ai più giovani. È importante perché oggi solamente conoscendo la nostra storia abbiamo un futuro. Chi non ha un passato non può avere neppure un futuro. È importante anche sottolineare un aspetto. A distanza di decenni ancora ci contattano dei maturi tifosi che ci mettono a disposizione il loro archivio fotografico, visivo. Magari materiale che è rimasto per decenni dentro gli armadi o dentro dei bauli impolverati. Questo è importante perché significa che ancora c'è tanto, tanto da reperire. Sono sicuro che questa sera qualcuno di voi si emozionerà, come penso anch'io, nel rivedere certi filmati, certe immagini, sentire dalla viva voce dei nostri illustri ospiti quello che siamo stati. Un'ultima cosa, abbiamo in programma come museo del Grifo altre iniziative molto importanti, molto coinvolgenti, perché il museo deve aggregare, un'altra cosa che abbiamo sempre spinto, il museo deve aggregare, perché solo aggregando avremo un futuro. Per cui lascio la parola agli altri e auguro lunga vita al Museo del Grifo. Grazie a Carlo Giulietti, che ha già anticipato quello che sarà un po' il clou, oltre agli interventi dei nostri ospiti, di questa serata, ovvero la proiezione di due filmati, uno relativo alla cavalcata di quel magico 78-79 relativamente alle gare del girone d'andata e l'altro relativo al girone di ritorno. Poi avremo la telefonata con Silvano Ramaccioni, intanto però cominciamo con Ilario Castagner. Naturalmente la domanda che è risuonata per anni, anni e anni ancora gli fanno è questa, e magari per i più giovani possiamo ripeterla sia la domanda che la risposta: come fu possibile quel miracolo? Quel miracolo, se lo vogliamo chiamare così, arrivò attraverso una serie di anni di lavoro con il gruppo, adesso abbiamo nominato la formazione di quel tempo, quei tempi di ora praticamente non è possibile farlo, perché una squadra può cambiare al mercato di gennaio 5 giocatori, può essere dimezzata quel mercato. Invece noi, la nostra fortuna fu di riuscire a trovare dei grandi giocatori bravi sotto tutti gli aspetti all'inizio e di tenerli. Noi l'ossatura, l'asse portante di quella squadra praticamente restò per tutti i 6 anni di permanenza mia, insomma, prima che scoppiasse il calcio scommesse. Noi prendemmo dei giocatori giovani tipo Bagni, tipo Novellino, che valorizzammo perché a quei tempi non c'era televisione e le società si reggevano con gli incassi e con la valorizzazione dei giovani. Per cui diciamo che quel gruppo, proprio compatto, unito, facilitato forse anche dalla buona partenza, migliorò col passare del tempo, perché io vi dico, noi abbiamo fatto il primo posto in B il primo anno, l'ottavo posto in A, il sesto posto in A, il sesto posto in A, il secondo posto in A con l'imbattibilità e
il sesto anno, quando scoppiò il calcio scommesse, eravamo terzi alla seconda gara di ritorno, da soli, terzi da soli. Il calcio scommesse ha fatto scoppiare tutto quanto e quindi ci ha fermato. Ma siamo stati fermati da un qualcosa che è praticamente di imprevedibile. Questo è l'inizio della storia, diciamo così, poi andremo a sviscerare un po' di segreti di quelle fantastiche 30 giornate e invece voglio coinvolgere subito l'ingegner Sclafani, poi parleremo anche di come era organizzata la società, perché comunque diventò un modello quella società, il discorso legato alla prima sponsorizzazione nel calcio, la gestione naturalmente del presidente D'Attoma. Ma adesso, a distanza di anni, ingegnere, che effetto le fa ricordare quei tempi? Ma ricordare quei tempi, non dimentichiamo che parliamo di circa 40 anni fa, o pressappoco, quindi vuol dire richiamarci per qualcuno alla nostra adolescenza, alla nostra giovinezza. Ma diciamo che parlando dell'anno che viene definito l'anno del miracolo, dell'imbattibilità, secondo me attraverso quell'anno si, non dico concluse, ma quasi si concluse, un miracolo che localmente aveva un significato molto più ampio. Io l'ho definito un miracolo civico. Basta ricordare, qui pochi forse se lo ricordano, la rapidità con cui la città di Perugia fu in grado nel 1975 di realizzare, 74 o 75, non mi ricordo, 75, di realizzare in 4 mesi e mezzo lo stadio Curi. Cioè in questo stesso periodo, oggi, non si apre neanche un'edicola per i giornali. E in quel momento, questo per dare un'idea del coinvolgimento con cui la città ha vissuto quel periodo, che è iniziato da una inopinata promozione e che poi si è sviluppato fino ad arrivare al miracolo, che non è soltanto sportivo. Il nostro, come aggiungo, è un miracolo civile, oserei dire anche etico se non ci fossero certe ombre, e anche un miracolo gestionale. Partendo da quel momento si è sviluppato quello che oggi noi possiamo guardare con un po' di malinconia e con tanto rimpianto, cioè gli anni della permanenza in Serie A. La differenza con oggi è completamente abissale, non direi che personaggi della nostra epoca non sarebbero in grado di, diciamo, di convivere con realtà che richiedono evidentemente percorsi, risorse, disponibilità e attitudini diverse. Non insisto oltre, però vorrei ritornare magari nel proseguo della conversazione su questo aspetto che secondo me ritengo fondamentale. Come la città abbia vissuto, partecipato, accompagnato, sostenuto quello che è stato definito il miracolo del Perugia. Grazie. Piero Frosio, capitano di mille battaglie. Due gli aspetti così per rompere il ghiaccio. Il primo è naturalmente l'importanza, vorrei che lei sottolineasse, di eventi di questo tipo, perché in fondo il pensiero rimane a quell'impresa, ma c'è ogni singolo momento della storia del Perugia e probabilmente di qualsiasi società calcistica, resta impresso nel cuore, nell'animo, nella mente di un tifoso. Quindi l'importanza di eventi di questo tipo. E poi il fatto, vorrei aggiungere, il secondo, che quasi tutti i protagonisti di quell'impresa, o almeno la maggior parte, sono rimasti anche a vivere a Perugia. Penso a Franco Vannini, penso a Walter Novellino, penso a Michele Nappi che è qui. Insomma, all'epoca ci si cementava con la città in tutto e per tutto, anche se si era giocatori, sicuramente lontano dai milioni di oggi o i miliardi dell'epoca. Sì, decisamente. Buonasera a tutti. Due considerazioni. Una è che mi rimango ancora emozionato, perplesso, perché se dopo... Ciao Nello! Salutiamo Nello Malizia. Rimango particolarmente sorpreso che dopo quasi 40 anni siamo ancora qui, ci ritroviamo ancora qui a festeggiare quell'anno particolare
per tutti noi, per la città, per la squadra, per la società Perugia, e quindi mi dà una certa emozione rivedere qualche mio compagno e soprattutto rivedere qualche persona che magari da 20 o 30 anni, i giornalisti con i quali abbiamo avuto qualche volta qualche screzio, ma che eravamo comunque coinvolti tutti con grande partecipazione. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, è vero, noi siamo partiti dalla Serie B, eravamo quasi tutti giocatori semi sconosciuti o quantomeno che non avevamo avuto un passato particolare, tranne forse un paio di giocatori. C'era Pellizzaro che aveva giocato nell'Inter, nell'Atalanta, Savoia che veniva dall'Atalanta. Per il resto eravamo tutti giocatori che in Serie B, o qualcuno come me che aveva giocato 5 partite in Serie A, qualcuno come Michele che arrivava dalla Serie C, Solier che arrivava dalla Serie C, cioè eravamo un gruppo, una cozzaglia di giocatori. E la nostra prima impressione, questo credo che lo possano confermare qui con me Franco, che col quale ci siamo conosciuti alle visite mediche, con Renato Curi, con Savoia. E non so come è nata questa alchimia. Forse, e questo lo dico con molta senza passare per uno che debba ringraziare qualchedun altro, il grande merito è stato di Ilario Castagnera. Io mi ricordo che lui era quasi un nostro fratello maggiore, perché era giovanissimo anche lui come allenatore, e ci inculcava un tipo di giocare che francamente a distanza di 40 anni io vedo ancora attualissimo. La famosa ricerca del terzo uomo, le punizioni ricercate con le finte, con i veli, che ogni tanto facevamo dei minestroni, ma che comunque qualche volta ci davano delle grandi soddisfazioni, perché quando ci riuscivano era frutto del lavoro che avevamo fatto in settimana. Ma soprattutto c'era una grande coesione all'interno della squadra. Io mi ricordo che forse, non so se il primo o il secondo anno, andammo in vacanza, eravamo in 10 o 12, con fidanzate, mogli, qualcuno senza la fidanzata che vabbè si arrangiava lo stesso, cioè eravamo un gruppo molto unito, ma non solo in campo, poi lo riportavamo in campo. E col passare degli anni, aggiungendo sempre dei tasselli, qualche volta particolarmente indovinati, qualche volta magari un po' meno, ma non perché non fossero bravi giocatori, perché giocare in Serie A per ragazzi che venivano dalla Serie C, ed era una pecca che noi più anziani, magari con Ramaccioni e con Ilario, dicevamo, sì, ma hai comprato un giocatore dalla Serie C, ma noi giochiamo in Serie A, tranquilli, successo ai compagni, una cosa del genere. Con Ciccotelli, adesso con Matteoni, mi ricordo dei giocatori che venivano da categorie inferiori. Per ritornare a quell'anno famoso 78-79, noi acquistammo, cioè il Perugia acquistò 4 giocatori che giocavano in squadre che avevano fatto già qualcosa di meglio rispetto a Perugia, perché Casarsa e Della Martira arrivavano dalla Fiorentina, Speggiorin arrivava dal Napoli, Butti arrivava dal Torino, quindi 4 giocatori che avevano comunque un'esperienza già di un certo livello, non arrivavano dalla Serie C. E credo che tutti noi, nel ritiro di Norcia, la nostra cara Norcia, dove siamo stati per tantissimi anni, che ci dispiace moltissimo per quanto sia successo, francamente ci siamo resi conto che eravamo una squadra molto forte. Forse non abbiamo capito, a distanza di anni io credo di averlo capito, ma allora non sapevamo di essere così forti, non avevamo quella convinzione totale di dire noi possiamo battere tutti. Poi avremmo potuto anche perdere qualche partita, però stranamente in un anno non abbiamo mai perso una partita. Ma io voglio, adesso vedremo qualche firmato, vi prego di guardarli con attenzione, perché ci sono dei particolari che ci fanno rendere conto di come eravamo squadra di calcio. Non era il singolo, non eravamo tutti dei fenomeni, bravissimi. Avevamo delle caratteristiche che si integravano bene un giocatore con l'altro. Io con Franco ho avuto un feeling particolare, perché io andavo avanti e si fermava dietro. Nappi che andava su, Ceccarini che si fermava, Dal Piume che faceva quello che adesso considerano determinante davanti alla difesa. Davanti avevamo Speggiorin che non aveva mai fatto un'annata così straordinaria. Casarsa, secondo me, nel girone d'andata è stato il più forte giocatore che io ho visto giocare in Serie A. Uno dei più forti, non il più forte, nel girone di andata.
Lui diceva: io metto la palla sui calci di punizione, metto la palla sul dischetto di rigore. Io ho fatto qualche gol, grazie. Noi andavamo verso il dischetto di rigore e lui la palla la metteva lì. Poi nel giorno di ritorno magari ci sono stati altri problemi. Ma eravamo una squadra compatta e nei filmati lo si vede nettamente, perché si vede quello che facevamo uno con l'altro. Cross di Ceccarini, cross di Nappi e gol di Ceccarini, ma non succede neanche adesso, o se succede adesso gridano al miracolo, veramente. Allora succedeva nella nostra squadra, o che facessi gol io, cioè, facevamo tutti gol, quindi era una cosa neanche preparatissima, ma coinvolgente per tutti noi. Poi è evidente che l'entusiasmo di quelle domeniche, quando noi entravamo allo stadio, arrivavano le altre squadre, e ci chiedevano di pareggiare quando venivano a Perugia. Non pensavano di vincere, ma gli squadroni sarebbero stati contenti anche di uscire indenni da Perugia. Tant'è vero che tutte le volte che arrivavano, o perdevano, o se gli andava bene, pareggiavano. Quindi era un grande... Cioè, avevamo anche da parte degli altri una grande considerazione, perché quando arrivavamo noi, cazzo, arriva quella squadra... Scusate, ho detto una parolaccia. Arriva quella squadra che... è difficile anche da affrontare. Esatto. Quindi nei filmati ci renderemo conto. E infatti, Ilario, una battuta veloce. Devo aggiungere, noi nel girone d'andata subimmo 6 gol. La squadra di provincia, che in tutto il girone d'andata subisce 6 gol. La forza della nostra squadra era proprio che c'era subito il raddoppio, c'erano più giocatori attorno alla palla, cioè, praticamente è diventata difficile per gli avversari tirare in porta. E dopo, quando tiravano in porta, qui davanti a me c'è Nello, nella partita contro la Juventus, quella che vincemmo a Torino 2-1, Nello fece 4 o 5 parate con il giocatore della Juventus che tirava da 3 metri, quindi praticamente quelle parate incredibili che riuscì a tirar fuori. Quindi eravamo proprio un gruppo straordinario che ebbe la fortuna di trovarsi insieme al momento giusto. Bene, abbiamo parlato tanto, avete già capito che potremmo stare qui a parlare fino a domattina, perché di materiale ce n'è molto, ma di aneddoti davvero non ci stuferemo mai. Adesso però è il momento anche di far parlare le immagini. Sono stati preparati 2 video di circa 7 minuti ciascuno. A prepararli è stato Massimo Calzoni, che vorrei qui vicino a me per capire un po' come ha fatto a montare tutto quello che vedrete, perché voi pensate che magari possa essere stato facile, invece non è così. Massimo, anche lui fa parte, come abbiamo detto all'inizio, del comitato di esperti formato da tifosi addetti ai lavori, che ha contribuito a realizzare il Museo del Perugia Calcio. Buonasera a tutti, mi chiamo Massimo Calzoni, sono il responsabile dei video del museo. Innanzitutto vorrei ringraziare Guglielmo Mazzetti. Grazie a Guglielmo Mazzetti, che era la voce ufficiale di Teleaia nella stagione 78-79, siamo riusciti a ritrovare questi filmati. Devo ringraziare soprattutto la famiglia Bonelli. Ho passato interi pomeriggi da perfetto sconosciuto e mi hanno accolta a braccia aperte a casa della famiglia Bonelli, nel garage, a guardare fra 1000 VHS quello che c'era. Veramente è stata un'emozione unica, soprattutto ritrovare questo video. Quando l'ho detto a Mazzetti, Mazzetti era emozionato. Già ce l'avevo. Figurati lui. Però trovare la fonte è stata un'emozione unica. E veramente vorrei ringraziare Guglielmo Mazzetti, che mi ha... oltre a questo volevo aggiungere che siamo l'unica società di calcio italiana che realizza questi eventi. Siamo veramente gli unici. Per questo ringrazio il Perugia Calcio e buona visione. A fine evento vedrete completo tutto il video dell'imbattibilità. Grazie. E diventerà allora davvero una notte al museo. Allora possiamo, credo, abbassare le luci e far partire... No, non le abbassiamo, ma si vede bene lo stesso. Possiamo far partire il primo filmato relativo al girone d'andata 78-79.
ancora Butti, cross al centro dell'area di rigore, c'è Dal Fiume, bellissimo il suo tiro ed è gol! Un gol veramente fantastico di Dal Fiume, un vero capolavoro. Perugia davvero deciso a pareggiare le sorti dell'incontro. Frosio, Dal Fiume, tira Dal Fiume, respinta, c'è Cacciatori ed è gol di Cacciatori, pareggio decisamente voluto. Inter che ha nello stesso tempo Caserta, ora porge a Butti, il cross di Butti in aria, il colpo di testa di Galdiolo, cade a terra Vannini e c'è il calcio di rigore a favore del Perugia, esattamente al 12° minuto. Breve la rincorsa, come vedete, di Casarza, tira ed è gol, 1-0 per il Perugia al 13° minuto, 1-0, Perugia in vantaggio. Butti si libera di Benetti, cade a terra, interviene Barbaresco, calcio di punizione a favore del Perugia. Calcio di punizione a favore del Perugia sul pallone Casarza, Speggiorin, poco dietro Butti. Casarza tocca per Speggiorin, finta di Speggiorin, limiti dell'area, gran tiro e gol di Speggiorin! E gol di Speggiorin, un vero spettacolo, una rete cercata. Calcio di punizione a favore del Perugia, finta di Speggiorin, su pallone Casarza, Dal Fiume ancora Casarza, per Vannini ed è gol! Ed è gol, 2-1 per il Perugia e Vannini ha portato ancora una volta in vantaggio la formazione di Lario Castagnero. Da Casarza a Nappi, in avanti il Perugia sulla fascia laterale destra, ancora Nappi indietro per Redeghieri, lungo il lancio di Redeghieri per lo smarcato Casarza, cross al centro di Casarza, Speggiorin ed è gol, Speggiorin ha realizzato per il Perugia. Calcio d'angolo, Casarza, palla al centro dell'area di rigore, il colpo di testa vincente di Vannini, Bagni e c'è il secondo gol, Bagni che ci è sembrato Bagni, comunque c'è il secondo gol, vediamo ora il giocatore abbracciato, comunque Speggiorin, quindi è una doppietta di Walter Speggiorin. Si carica di batterlo Casarza, parte il suo suggerimento, il colpo di testa è di Della Martira, di Friso però nulla di fatto, Vannini sul pallone, effettua ancora un cross, Speggiorin ed è gol, fantastico, un gol veramente stupendo, il Perugia così dopo appena 6 minuti porta in vantaggio i propri colori. Casarza, breve la rincorsa, pallone al centro dell'area di rigore, c'è Speggiorin ed ora è il gol di Dal Fiume, Perugia 2, Ascoli 0. Pericoloso questo Vannini che al terzo minuto ha fatto partire una botta sulla quale Albertosi ha dovuto tuffarsi. Cacciatori, palo, riprende Vannini ed è gol, prima rete realizzata. Su un cross da destra in corna di testa Casarza, la palla colpisce il palo, termina sotto le gambe di Albertosi. I grifoni anche allo stadio San Siro sono passati. Il centro in area, il colpo di testa di Dal Fiume e c'è la sforbiciata vincente di Speggiorin, 1-1. Ancora Nappi e a questo punto preferisce passare tra lo stupore del pubblico a Butti sul settore destro, cross al centro, sta per entrare Vannini ed è gol di Speggiorin, superata la difesa del Catanzaro. Il Perugia ha iniziato questa ripresa all'insegna di spasmodici attacchi che stanno mettendo in seria difficoltà la difesa del Verona. Parte l'ennesimo calcio d'angolo, Frosio ed è gol di Frosio, capitano del Perugia, bellissimo questo gol. Dal Fiume, Della Martira, ancora Dal Fiume, cambia completamente gioco toccando a Nappi, lungo lancio verso Vannini sul settore sinistro, bella l'azione del Perugia fino a questo momento, Vannini si libera bene di Colombo in posizione di cross, lo effettua, c'è Casarza ed è gol di Casarza su cross di Vannini, bellissima l'azione del Perugia,
Bagni che si invola verso la porta, difesa da Zinetti, ancora Bagni, è tallonato da Garuti, Bagni entra in area di rigore, al centro interviene Speggiorin ed è gol, 2-0 per il Perugia. Dal Fiume, si libera sulla destra Nappi, riceve lungo la fascia laterale destra, è solo, davanti a sé ora Sali, pallone per Casarza, è dentro l'area di rigore, Casarza, tiro ed è gol di Casarza, tripletta quindi del Perugia. Il criterio di gestione del Perugia era fondato su un sostanziale equilibrio economico, perché Perugia non godeva di interventi mecenatisti, né godeva di risorse proprie che potessero in qualche modo consentire un equilibrio di gestione, se non attraverso apporti che nascevano sostanzialmente da investimenti indovinati. Quindi allora eravamo in regime precedente la cosiddetta legge 91, mi pare che si chiami, la legge Beosman, che in qualche modo liberalizzò la proprietà dei giocatori, ma quindi essendo in periodo precedente, anno per anno, attraverso l'oculato soprattutto del direttore sportivo Ramaccioni, naturalmente valendosi poi della collaborazione del mister per quanto riguardava la valorizzazione dei singoli, Perugia attingeva dal mercato giocatori che non avevano nome tale da poter giustificare di per sé una prospettiva certa di investimento. Però nei fatti questo risultò possibile. Quindi il primo anno di Serie A fu acquistato Novellino in comproprietà con il Napoli, attraverso la cui vendita negli anni successivi si poté rimpinguare notevolmente il capitale sociale. Lo stesso discorso valse a suo tempo, periodi successivi per Bagni, ma prima ancora per Pin e compagnia. Quindi il criterio sostanzialmente era quello, salvo poi avere in qualche modo, ed è un motivo in più che diciamo valorizza l'esperienza del Perugia nel calcio, quello di aver inventato la sponsorizzazione. Pensare che negli anni 70-80 ancora non si attingesse ad una risorsa che è così immediata, ma soprattutto riflettere attraverso quali esperienze, quali intuizioni fu possibile aggirare le ferree disposizioni mercatistiche della federazione che vietava la sponsorizzazione. Devo dire, eravamo fortissimi sulle palle aeree, la squadra arrivava spesso sulle fasce, insomma era una squadra gradevole, piacevole da vedersi. Io mi ricordo che ogni volta che noi arrivavamo qui allo stadio, noi andavamo in mezzo al campo, al centrocampo, per vedere com'era il terreno di gioco, per vedere che tacchetti mettere. Insomma, io mi guardavo intorno, un'ora e mezza prima della partita era pieno lo stadio, pieno, quindi io dicevo, a loro dicevo, ma come facciamo noi a perdere oggi qui? Insomma, la forza che ci danno è enorme, è una garanzia, perché siamo sempre andati avanti sulle ali dell'entusiasmo. Cioè, abbiamo fatto un qualcosa che in Italia fino a quel momento non era mai stato fatto. Insomma, nella storia del calcio nessuna squadra italiana era riuscita a finire un campionato senza mai perdere. Chiedo scusa, ma stiamo provando ad approntare il collegamento con Silvano Ramaccioni, dunque se facciamo il numero di telefono lo coinvolgiamo. E Piero Frosio, nell'attesa, una delle tante cose che ho notato dal filmato, ha anticipato il tecnico di quel Perugia, allora ne parliamo dopo se risponde. Certo. Tutto in diretta, sì, rigorosissimo. Pronto. Buonasera signor Ramaccioni. Sì, buonasera a tutti voi. Grazie, buonasera. Un grande applauso dal Museo del Perugia Calcio, dove questa sera si parla dell'anno del Perugia dei Miracoli, del secondo posto, dell'imbattibilità, con tanti personaggi che lei conosce bene. Stasera con noi ci sono Ilario Castagner, l'ingegner Sclafani, Piero Frosio, Nello Malizia, Michele Nappi,
il vice allenatore Gian Piero Molinari, Franco Vannini, Renzo Luchini, Ivano Ercoli e credo che... Mi dispiace tantissimo di non essere lì con voi. Quando Ercoli me l'ha detto la prima volta ho accettato con entusiasmo, poi dopo sempre fra il dire e fare c'è di mezzo il mare e allora ho dovuto dire di no, però con il cervello, con il cuore sono vicino a voi, vicino a dei campioni eccezionali che hanno fatto una stagione che mai sarà dimenticata, mai, mai, mai. Intanto grazie per essere intervenuto, ovviamente l'aspettiamo in una delle prossime occasioni di queste serate di memoria biancorossa. Sono felicissimo, sono contento di poter vedere questo museo, per me rappresenta tanti ricordi e direi che le dirò di più. Quando è accaduto che Perugia ha fatto quell'anno dell'imbattibilità, erano tempi che non era pensabile. Poi nella mia vita è successo che ho addirittura fatto il bis, però la prima volta rimane quella che nessuno si sarebbe mai aspettato. I complimenti vanno a Ilario, sicuramente, che ha fatto una stagione senza neanche il minimo errore, e a tutti i giocatori, quelli che sono lì e quelli che non ci sono. Ecco, lei non lo sa perché ancora non era collegato, però è opinione comune tra tutte le testimonianze che sono emerse finora che sì, in campo ci andavano gli 11 grifoni, c'era un tecnico bravissimo ad assemblarli, su alcuni c'era anche qualche punto interrogativo, erano un po' delle scommesse, arrivati magari senza troppa fama alle spalle, sì. C'era una società fortissima, però qui finora tutti hanno convenuto che tra i più grandi meritevoli di consacrazione ci fosse soprattutto il direttore sportivo. Ah, io vi ringrazio, però vi voglio far capire che non ho visto neanche tutte quelle partite. Una di quelle fondamentali, che mi sembra che è quella di Bologna, dove vincevamo 2-0 con due reti di Bagni, io non l'ho vista, ero da un'altra parte a vedere le partite, ma sono discorsi che si fanno dopo. Bisogna magari chiudere gli occhi e pensare partita per partita. Lì Frosio, Ilario, Vannini che erano, e gli altri che erano lì devono rendersi conto di quello che succedeva settimana per settimana in quella stagione. Sì, alla fine ti dirò che qualcuno poteva anche pensare che potevamo fare di più, ma come diceva Franco D'Attova, lasciamo le cose come stanno, era una cosa eccezionale. Uno dei ricordi più belli che ho è la medaglia che fece fare il presidente, è una medaglia dove c'è una I in oro smaltato che scrive praticamente nel tricolore questo evento straordinario, che poi sia il Milan che la Juventus hanno direi sono riusciti a fare, ma a quell'epoca era una cosa impensabile che prese forse non solo l'Italia, tutta Europa a bocca aperta. Complimenti a tutti voi, veramente. Direttore, le passo un attimo Ilario Castagnier. Ciao Silvano. Sì, ciao Silvano, io dico per sottolineare la tua bravura, io voglio dire che pochi lo sanno, forse adesso te lo ricorderò anche a te, noi acquistammo Bagni a novembre. Il mercato si sarebbe fatto a luglio sì, quindi sì, con 8 mesi di vantaggio tutti gli altri. E io ancora, perché a novembre devo ringraziare una persona che nel calcio non c'è più, che era Rino Cavalcanti, che faceva una volta il direttore sportivo a Lugo di Romagna e poi aveva lavorato con Rimini, che una volta ero nel terrazzo di Coverciano e vedevo Salvatore in una rappresentativa e lui stesso mi ha detto: ma questo è un giocatore eccezionale con quella gamba arcuata, ma direi che Ilario eri tu eccezionale, erano quei giorni eccezionali. Io penso che auguro a tutti quelli che vogliono bene al calcio di vivere una stagione come abbiamo vissuto. Direttore, a un certo punto la sua esperienza col Perugia si concluse, approdò al Milan. Quanto del bagaglio biancorosso si portò nel club rossonero? Tutto. Io a Perugia ho fatto le medie, il liceo e l'università.
Sono arrivato al Milan, che magari tutti a Milano non lo sapevano, ma ero già laureato. Però le medie, il liceo e l'università l'avevo fatta a Perugia. Ecco, Milano era sicuramente un altro mondo sotto tanti punti di vista, però crediamo che lei potesse toccare con mano quanto l'ambiente Perugia fosse stimato dai grandi club. Ah, sicuramente. Sicuramente io, tanti giornalisti ogni anno, quando si avvicinava la fine della stagione, era strano che un allenatore bravo come Ilario, che un direttore sportivo nominato come ero io, restassero negli anni a Perugia. Avevo provato una volta anche a scappare, avevo fatto un contratto con Napoli, poi ci ho ripensato parlandone con Franco D'Antonio e sono rimasto. Direi che purtroppo la vita non si ripete, ma sono momenti, anni che io vivo sempre con una estrema gioia e con la voglia di rifare, ma purtroppo il tempo passa, è tutto qui. Ecco, mi chiede un tifoso se è più sentito, è più importante il tifo genuino di una piccola, chiamiamola così, squadra di provincia, oppure contano i numeri di una metropoli come può essere Milano, Roma, Torino? Ma guardi, al Milan siamo riusciti a fare cose che erano impensabili. Ilario è stato una pietruzza della ripartenza del Milan, ma impensabili anche per un club come il nostro, perché fare la serie di scudetti e le coppe internazionali che siamo riusciti a mettere insieme è grande merito sia del presidente dottor Berlusconi, ma gli allenatori come Sacchi, Capello, Ancelotti, che si sono susseguiti nella panchina dei Milan. Poi tutte le cose hanno la loro fine. Io le dirò che forse al Milan ho avuto un profilo diverso da quello che avevo nel tempo a Perugia, perché a Perugia in maniera più compiuta sono stato il direttore sportivo e quello che mi competeva. Al Milan hanno voluto spesso volentieri, ma con il mio beneplacito, darmi un taglio diverso che mi ha riempito di gioia, perché tutti sanno quanto a me piace seguire la squadra da vicino e seguire la squadra dalla panchina, pertanto sono questi del Milan anni irripetibili, lo stesso che io apprezzo minuto per minuto. Comunque sono cose del tutto diverse. E forza Perugia, è una delle partite che non ho mai, anche quando la disgrazia ha fatto sì che in Perugia fosse nella Lega Pro, ossia in quella che era la Serie C, penso che non ci sia stato nessuno che voleva sapere il risultato del Perugia quanto lo cercavo io ogni minuto della domenica che passava. Forza Perugia! Grazie. Grazie. Direttore, un'ultima cosa. Quell'anno il Milan vincerà la Stella, il suo 10° scudetto, Perugia arriverà secondo, ma secondo lei, col senno del poi, Perugia poteva vincerlo quel tricolore? Ma è quello che vi ho accennato anche prima, potevamo anche non accontentarci, potevamo vincerlo. Una delle partite focali è stata la partita con il Milan a Renato Curi, dove è successo di tutto, addirittura con Salvatore Bagni che voleva fare l'invasione del campo alla rovescia. E direi che alla fine, quando parlavamo di quello che potevamo aver perso, ma saremmo stati grandissimi come lo è stato il Cagliari, come lo è stato il Verona, però direi, come diceva un grandissimo giornalista di Roma, Ezio De Cesare, nessuno fino a quegli anni lì aveva la possibilità di dire sono imbattibile, e i giocatori del Perugia, la città di Perugia, la squadra del Perugia è riuscita ad avere questo marchio per anni e anni e anni, anche se adesso questo marchio è affiancato con altri nomi grandissimi, Milan e Juventus. Quello del Perugia brilla come primo, perché è stata un'azione che abbiamo fatto per primi. Io personalmente addirittura ho la gioia di averne vissute due di imbattibilità, quella del Perugia e quella del Milan. C'è ancora Ilario per lei. Sì, no, io dicevo,
quando a me chiedono come mai non avete vinto lo scudetto, avete badato più all'imbattibilità che non a vincere il campionato, io tiro fuori i ricordi e noi no, abbiamo fatto l'impegno massimo. Aspetta, allora noi nelle prime... L'unica chiave era battere il Milan da quel giorno. No, Renato Curi. No, fammi finire. È venuta fuori la partita che avevo. Fammi finire. Sembra quasi il discorso nello spogliatoio, a distanza di 40. Allora, noi nelle prime 7 giornate, sette giornate di campionato, ne abbiamo vinte 5 e 2 pareggiate. Uno di questi due pareggi li abbiamo fatti a San Siro contro l'Inter. Va bene? Ho capito male, c'era Vannini, Vannini si fece male nella seconda di ritorno e noi con indovinato. Tutto il giro di ritorno senza Vannini chiaramente avremmo potuto con Vannini avremmo potuto fare quei 3 o 4 punti in più che ci sarebbero serviti per vincere il campionato. Allora adesso direttore interviene un attimo l'ingegner Sclafani. No, sì. Faccio una domanda da semitecnico, ma quindi Ilario mi perdonerà perché non ha nessun aspetto di provocazione, ma è solo una curiosità. Vorrei domandargli, come mai alla fine del primo tempo Bagni non fu sostituito? Perché avevo già fatto la sostituzione e c'era Bagni non fu sostituito sola, allora. Io successe una settimana perché... che qualcuno con un'abilità estrema, qualche... aveva così fritto nell'olio bollente la storia di questa fidanzata veronese e lui era già preso dalla sua letizia sul calcio molte volte dei fattori esterni riescono a senza neanche però accennare che Salvatore poi fece la sua partita uguale, venne fuori che noi la pareggiammo e che magari se avessimo vinto quella partita, è inutile rinvangare, io la penso come povero Franco D'Antoma, grande presidente, non parliamone neanche, noi ci teniamo la nostra imbattibilità che durerà per sempre e gli altri si tengano pure il tricolore. Chiusura tecnica di Ilario su questo spunto e poi ci salutiamo. Dicevo che avevo già fatto una sostituzione e quindi non potevo sostituirlo più perché c'era una sostituzione sola. Allora c'era il 13° e il 14°, non c'erano i tre diciamo cambi le doppie di o tre sostituzioni, sì. O triple. Tu devi fare il traduttore perché sento male. Diceva Ilario che già aveva effettuato una sostituzione e all'epoca non ce n'erano tre come ci sono oggi. Chiaro. Ce n'era una sola. Bisogna andare proprio con i piedi di piombo, non c'era possibilità alcuna. Ma non è che poi successe che Salvatore fu responsabile di niente, il calcio è così e basta. Comunque, alla prossima, il Perugia speriamo che vinca il campionato. Intanto bisogna tornare in Serie A, ma ci stiamo lavorando. Sì. Grazie direttore. Grazie a tutti voi. In bocca al lupo, l'applauso. Di vedere il museo. Grazie. L'applauso del museo del Renato Curi. Grazie. Possiamo allora chiudere l'intervento diretto telefonico di Silvano Ramaccioni e adesso andiamo ancora con le immagini a vedere cosa successe nel girone di ritorno. Gol di Bagni, meritatissimo il gol del Perugia, la deviazione di Bagni di testa sul calcio di punizione di Casarsa, tanta è stata la supremazia della formazione perugina nei confronti di quella veneta. C'era Canuti ma riceve Della Martira, Nappi per Vannini, Perugia ancora in avanti, pallone filtrante per Paolo Dal Fiume, si libera di Marini. Lo deriva ben due volte il suo cross, c'è Cacciatori, colpo di testa e Vannini va in gol ed è gol per il Perugia, meritatissima la rete della formazione biancorossa. Casarsa, pallone al centro, c'è Speggiorin, un colpo di testa, Ceccarini ed è gol, gol di Ceccarini esattamente al terzo minuto di recupero. Senza
sensazionale, sensazionale impresa del Perugia. Si incarica di battere il calcio di punizione il solito Casarza, ma questa volta purtroppo, almeno a nostro giudizio, manca la testa di Franco Vannini. Breve la rincorsa di Casarza, parte il tiro, raso terra, e c'è il gol, ed è gol di Speggiorin. Speggiorin porta in gol il Perugia, 1-1. Buonora lo scatto di Asiume che ha bruciato, Montesi al centro per Bagni, il tiro e c'è il gol di Bagni, quindi Perugia 1 e Avellino 0. Marchetti non riesce a far filtrare il pallone per Festa, ne approfitta dal Fiume che ha toccato per Fiume, ma Butti viene messo a terra per l'ennesima volta da Festa, che è realmente scorretto degli avversari e in parecchie occasioni, mentre ora Dal Fiume ha bruciato con questo bel passaggio a Butti il pallone, Marchetti, ancora Butti, Dal Fiume, posizione di tiro, l'effettua ed è gol di Dal Fiume, anche se c'è stata una deviazione di un giocatore orobico. A metà campo c'è solo il libero del Perugia, Frosio. Sul pallone notiamo Casarza e Bagni, poco distante Goretti. Bagni, il suo tiro ed il gol! Gol di Bagni, bellissimo! 2-0 per il Perugia, sacrosanto! Sulle pallone notiamo Casarza, Bagni, poco distante Goretti. Vediamo chi sarà incaricato di battere a rete. Goretti, il suo tiro, respinge De Sisti. Della Martira, per Nappi, il suo scatto è pronto al cross, l'effettua, a rientrare, c'è Speggiorin ed è gol! Ed è gol del Perugia! Gol del Perugia di Ceccarini, ci sembra! Ceccarini è andato in gol! È stata scossa la tifoseria locale da questo improvviso vantaggio del Milan su calcio di rigore. Casarza, il suo lungo lancio verso Speggiorin, riesce a riportare il pallone verso il centro, Dal Fiume, limiti dell'area, Dal Fiume ancora! Cercava di liberarsi anche di Baresi, Bagni, rigore, rigore per il Perugia, per opera di Bagni, è stato messo a terra da Maldera, calcio di rigore a favore degli uomini di Lario Castagnier. Partita sempre più elettrica, Albertosi e Casarza, uno davanti all'altro, Casarza è vicino al pallone, la rincorsa ed è gol per il Perugia, 1-1 quindi il risultato. Sotto un'ovazione di applausi al 19° minuto del primo tempo, partita al cardiopalma, partita senza precedenti. Sono al Fiume che ha subito il fallo, il pallone per Butti, lo stop, si gira su se stesso, cerca un compagno per lo scambio, lo trova in Cacciatori, buono lo scambio, ancora Butti, Speggiorini in area di rigore, il suo tiro, palo, c'è ora un colpo di testa di Cacciatori, incredibile, gol, ed è gol veramente, gol per il Perugia, è gol, la palla ha superato la linea di porta. Perugia che se ne va in contropiede con Dal Fiume, attende Butti, riceve in avanti la formazione di Castagnier, si libera bene dell'intervento di Caporale, rilancia dentro l'area di rigore, Dal Fiume, ed è gol del Perugia con Dal Fiume. Al 20° era il numero 5, quindi Groppi che ha avuto a che dire con Speggiorin, ancora di passaggio all'interno, c'è una finta, Butti brucia bene il pallone al giocatore del Catanzaro, entra in area, c'è il suo tiro, la parata e la palla entra ed è gol per il Perugia esattamente al 2° minuto di gara. È Casarza, pallone al centro dell'area e porta in vantaggio il Perugia, Speggiorin su un malinteso, 1-0 quindi per il Perugia esattamente al 3° minuto di gioco della ripresa. Dal Fiume ancora Zecchini, il suo cross al centro dell'area, intervento di testa di Bagni, carambola Bagni che supera Cacciatori ed è gol! Gol del Perugia esattamente al 1/4 d'ora preciso. E la sfera toccato per ultimo proprio il terzino della Lazio. Calcio d'angolo, lo batte Casarza, pallone al centro dell'area di rigore, il colpo di testa di Bagni ed è gol! Gol di Bagni!
Perugia 2 e Lazio 0, esattamente al 28esimo, doppietta di Magni. Casarsa prosegue l'azione. Nel frattempo apprendiamo che la Lazio ha pareggiato, la c'è Magni, il suo tiro e c'è il gol improvviso di Magni. Tutti per Casarsa, il suo lancio e la finta di Cacciatori, Magni, e c'è il secondo gol della formazione perugina. Perugia quindi in... campionato del Perugia al secondo posto, un piccolo fuori programma perché Mimmi Mazzetti ci deve lasciare, perché andrà ancora una volta in diretta, ormai non si contano più le edizioni del suo De Gol. E intanto il ringraziamento di tutti noi per aver prestato la voce all'epoca ma anche oggi alle vicende del Perugia. Quali le tue emozioni? Io ti ringrazio, ho tanti di quegli aneddoti, tante situazioni. Amo ricordare in questo momento un grande poeta, García Lorca, e dedico delle parole ad Ignazio, un caro suo amico che morì. Io dico solo una cosa: tarderanno a nascere, se nasceranno, personaggi come Ilario Castagnier, personaggi come Franco D'Attoma, personaggi come Silvano Ramaccioni, personaggi anche come Spartaco Ghini e soprattutto come il capitano, questi fantastici ragazzi. Questa è una pagina al mio cuore, chiaramente con mio padre, i 18 anni che ha passato a Perugia, ma tu sei stato quello che il Perugia l'ha innalzato al tempio. Volevo dire una cosa: quel campionato qualcuno ha chiesto perché non l'abbiamo vinto, ma rinunciare a due pezzi da 90 come Vannini e Frosio in un certo periodo del campionato è stato un delitto alla verità di quel campionato. Io la vedo così: frantumare una carriera come quella di Franco, quel fedele del pensate che io da ragazzino ero interista, qui c'è Lucio Brunetti, quel giorno Lucio era il mio cameraman, quando segnò Antonio Ceccarini, a proposito, nella mia trasmissione, Franco Vannini e Antonio Ceccarini segnano gol tutti i giovedì sera, fanno sulla sigla, c'è sempre un gol di Franco e c'è sempre un gol di Antonio. Secondo me queste due partite di Ilario Castagnier sono le due grandi perle che almeno io, come allora, giovane cronista, raccontavo e ancora porto nel cuore, perché come ho goduto a Torino e come ho goduto contro la mia Inter dell'infanzia naturalmente, l'urlo al gol di Ceccarini è stato così lancinante che Lucio Brunetti gli cade addirittura la telecamera, cioè era un momento davvero esaltante, quell'Inter, non posso dire la frase finale, ma tutto lo stadio era vaffanculo e merda, sì. Io ricordo solo quei tempi, quei momenti che conservo nel cuore. Un poeta diceva che la nostalgia non è un piangersi addosso, non è un ricordare i bei tempi della gioventù e quindi essere quasi patetici. Dalla trasmissione mi stanno chiamando, come notate, perché tra 20 minuti devo iniziare. Presenterà qualcun altro. Volevo dire, e questo poeta, che non mi ricordo il nome, diceva che appunto la nostalgia non è un piangersi addosso, una cosa patetica, tu ricordi sempre i vecchi tempi. No, diceva questo grande poeta, che non mi ricordo il nome, diceva la nostalgia è rivivere profondamente, con il cuore, con l'anima e con la testa, determinati momenti. Ed essere lì, come io quando ho rivisto queste partite, ero lì con Malizia, con il grande Renzo Lucchini, con Ilario Castagnier, con il grande presidente Franco D'Attoma. Ero con loro perché vivevo quell'epoca e ogni volta che la rivedo, scusate ma mi viene il nodo alla gola, perché quando Nappi scendeva lungo la fascia o Franco Vannini che forniva assist come caramelle, il gioco olandese di Ilario, un capitano come Pierluigi Frosio, ma ragazzi, io auguro ai giovani cronisti, quelli più giovani di me come te Francesco ed altri, di vivere quello che ho vissuto io. A posto, ho citato García Lorca. Tarderanno a nascere, se nasceranno, personaggi come questi. Grazie di tutto. La genuinità di Mimmi Mazzetti. Buon lavoro. Allora, abbiamo visto tanti episodi, tanti aneddoti, tanti gol, tante situazioni. Abbiamo già citato questa grave infortunio di Franco Vannini, che fu accompagnato all'ospedale da Renzo Lucchini,
Lì Renzo avevi capito che forse poteva essere finito il sogno, almeno di Franco sicuramente, forse anche del Perugia. Forse è l'unica nota stonata di quel campionato purtroppo, e io lo portai, l'accompagnai in ospedale, è tutto qui. La cosa era grave, si era vista, la gamba era, il piede era piegato indietro, a rovescio, insomma. Però. Sentiamo a distanza di anni Franco, che avrà rivissuto mille volte quel colpo proibito, come l'hai metabolizzato col tempo? Ma no, l'ho metabolizzato non subito, perché sinceramente non pensavo che ci fosse la fine della carriera, anche perché speri sempre di poter ricominciare. Certo, fosse successo oggi avrei ricominciato presto, dopo 4, 5, 6 mesi avrei potuto rigiocare. A quei tempi, senza andare a vedere le qualità, le abilità mediche o meno, era un periodo in cui non c'erano le cose che ci sono oggi, e quindi non sono più ritornato all'attività. Però ripeto, la cosa più strana è che non c'era dolore sull'infortunio, e quindi ecco, lì per lì non sembrava così grave da poter lasciare la carriera. È un peccato, perché mi ha levato il mio gioco preferito, la mia passione. Al di là della carriera, al di là dei risultati, al di là dei guadagni, è proprio, mi ha levato un divertimento per cui tutta la vita ho vissuto e ho cercato di portarla avanti. Tutto lì. Resto qui non per caso, perché quella partita fu per mille versi storica, e avete visto come ballava la telecamera, come c'era lo stadio impazzito al gol del Tigre Ceccarini. Ho visto una lacrimuccia nella signora Maria Grazia. Beh, che dire, rivedere queste immagini mi danno sempre tanta emozione, perché comunque è stata quel giorno è stato una persona importante per la storia del Perugia, quindi per me e tutta la mia famiglia è una bella soddisfazione, è veramente una bella soddisfazione. Sono felice, anche se la lacrimuccia scappa sempre, però quando rivedo queste immagini il mio cuore è molto felice. Grazie. Un attimo solo, perché vado a cercare anche l'altro lato del calcio, quello cioè rappresentato da chi è vicino a questi giocatori, no? Cioè le loro compagne, le loro mogli, le loro fidanzate. Ho intervistato più volte nella mia breve carriera Clelia Curi, però vorrei sapere anche un po' il suo parere su come si faceva a stare vicino a questi ragazzi all'epoca. Oggi è tutto diverso naturalmente, ma cosa significava per una donna essere moglie nella circostanza di Antonio Ceccarini, e può testimoniare anche le altre? Non era facile, perché poi noi venivamo tutti da fuori Perugia, per cui non avevamo parenti, o ci siamo fatti gli amici qui, ma all'inizio non è stato semplice. Poi con i figli, loro erano sempre fuori, quindi tu eri comunque sempre sola. Io ero già avvantaggiata, perché io sono di Sansepolcro, per cui la domenica mattina arrivavano la mamma e il babbo, la mamma teneva i bambini e io andavo a vedere la partita col mio babbo. Non è facile, però devo dire che è un periodo che lo rifarei da domani. Grazie. Ecco, una cosa Piero, che volevo ricordare, un piccolo particolare, che di quell'annata forse ci è mancata una cosa sola, che ci fosse anche Renato Curi. Renato Curi era cresciuto con noi, era arrivato a Perugia in Serie B, aveva fatto degli anni veramente, e per chi non l'ha visto giocare Renato Curi, guardate che era un grande giocatore, piccolo di statura ma un grande giocatore. Non c'erano molti giocatori che avevano la sua tecnica, la sua abilità, la sua corsa. Pur sembra, era, a mio giudizio, come Verratti in questo momento. Ecco, lo paragono a Verratti io, Renato Curi. E una cosa che forse ci è mancata, anche se purtroppo la vita ti porta ad andare avanti, che in quella squadra non ci fosse Renato. A un certo punto, abbiamo detto, ci fu anche un infortunio per Pierluigi Frosio.
e lì sì, io mancai cambiò ancora qualcosa in le ultime squadra. Cinque partite, no, credo che si sia sentita di più la mancanza di Franco, non la mia, perché o bene o male la difesa comunque per quello che riguarda il reparto c'era un fior di giocatore che era Zecchini che poteva sostituirmi. Franco per noi era un elemento fondamentale, cioè non c'era giocatore avversario che non avesse paura di Franco Vannini sulle palle alte, quindi noi sfruttavamo anche la sua abilità perché lui ci forniva anche a parte gli assist ma anche l'attenzione di molti altri giocatori avversari che si occupavano di lui e magari pensavano meno al fatto che noi potessimo fare gol. Noi in quel momento, forse l'abbiamo ricordato anche prima, eravamo una squadra che fisicamente, se ci ricordiamo nel 78-79, non c'erano tantissime squadre che avevano 10 giocatori su 11 superiori al 1,80 m. Quindi avevamo una capacità aerea che era di grosso livello. L'unico che non raggiungeva il 1,80 m era Butti probabilmente. Non mi sembra che ce ne fossero altri, che non so perché io, Della Martina, Michele, Ceccarini forse arrivava al 1,80 m, ma se non era al 1,80 m ci mancava poco. Dal Fiume era alto, Spegiorini era alto, Vannini non ne parliamo, Casarsa era anche lui fisicamente messo bene, Malizia era il nostro riparatore quando facevamo qualche piccola gaffa in difesa. No, Nello, al di là di tutto, credo che tutti abbiamo fatto una parte importante perché tu hai salvato dei gol, Franco ne ha fatti, Spegiorin lo stesso, il capocannoniere, io qualche volta ho sbagliato, ma tutti abbiamo partecipato. Nappi non ha mai fatto gol, hai fatto un gol Michele? Quell'anno no. Ah, quell'anno no. Beh, però era essenziale, dal fiume... Vorrei ricordare una cosa, di quel Perugia, Malizia dove è andato? All'Atalanta si è andato, vedete qui prima al Cagliari. Nappi, sapete dove è andato Nappi? Alla Roma, ha fatto la finale di Champions League, giocato in... Dal Fiume è andato a Napoli. Bagni è andato al Napoli prima e all'Inter, prima all'Inter poi al Napoli. Vabbè, Novellino l'avevamo già venduto prima. Spegiorini era tornato a Napoli. Poi chi c'era ancora? Cioè, hanno fatto tutti una carriera, i poveri disgraziati, tra gli scarsi, io, Franco, Ceccarini. Era infortunato. Sì, vabbè, poi basta, poi gli altri sono. Quindi vuol dire che erano molto bravi, cioè adesso al di là del Franco Vannini che faceva gol, Piero Froso capitano, Malizia portiere, Spegiorini gol. Eravamo un gruppo di giocatori forti, cacchio. Non... Secondo me. In quel periodo noi sapevamo di essere forti, ma non eravamo così forti mentalmente da poter dire no, quest'anno lo scudetto lo vinciamo noi. Non, anche se devo dire che credo che sia stato riconosciuto anche da Ilario, abbiamo perso per strada prima Franco, io mi feci male le ultime 5 partite e non giocai. Spegiorin ebbe dei problemi anche Spegiorin, mi sembra che le ultime partite giocò poco niente perché si fece male all'adduttore, se non mi sbaglio. Quando si feriva usciva sangue e faceva fatica, se ricordo, a recuperare l'ematoma, e quindi cioè, qualcosa perdemmo, non c'erano le rose di adesso, noi eravamo 13-14 giocatori, se ne perdevamo uno o due già diventava più difficile. Vi fermo un attimo soltanto, poi riprendiamo con Ilario, perché Nello Malizia so che ci deve salutare, allora volevo coinvolgerlo per un attimo. Tra l'altro Nello Malizia non partì come portiere titolare perché tra i pali c'era Marcello Grassi, e poi Marcello Grassi subì un grave infortunio e fu il tuo momento. Cosa succede? Sì, diciamo che l'anno prima ho avuto un infortunio abbastanza grave io, e Torino contro il Torino mi feci male una mano, forse non è stato detto in maniera, e sono stato quasi 6 mesi fermo. Comunque io ho sentito tutte belle parole, ti risvegliano i ricordi, i sentimenti. Però nessuno in questi anni ha citato il primo anno che Perugia è andato in Serie A, dalla B alla A. Io ho avuto una sensazione bellissima, che diciamo che in A l'imbattibilità, tutto bello, però è arrivato dopo 4-5 anni di Serie A. Ma il Perugia in A non c'era mai stata, dalla B alla A. E io ho avuto delle emozioni fortissime, perché lo stadio a Santa Giuliana, a vedere
questi serpentoni, la gente immensa. Io ho questi ricordi. La Serie A, uno dopo il giocatore è vero, le sensazioni sono forti, però sì, c'ero, ho fatto poche partite, ma c'ero, ho contribuito, bastavano poche partite, 12-13. Nella vita mi hanno insegnato non inflazionare mai l'immagine, farne poche e va sempre bene, sei sempre gradito, se tutti i giorni ti vedono oppure dopo tante partite basta. Per esempio io, Frosio, abito a Bergamo, Tele Lombardia, quelle reti lì, lo vedo tutte le sere, cioè a sentirlo parlare, per lui è scioltezza. Comunque, devo scappare, sono venuto volentieri, ho fatto, non voglio farla pesare, però l'ho fatto volentieri 600 chilometri, sembrava un po' una cosa. Domani ho allenamento, sono ancora impegnato, però vi ringrazio e alla prossima. Grazie, avete visto, per il Perugia dei miracoli si fanno anche 600 chilometri, come ha fatto all'andata e 600 al ritorno, naturalmente, come ha fatto Nello Malizia, perché il grifo, chi ha giocato con la maglia del grifo, il grifo ce l'ha impresso nel cuore, e c'è anche chi ha scelto di rimanere qui, come tanti. Allora vado subito da Michele Nappi, una battuta la vogliamo sentire anche da questo terzino destro che poi si è ritrovato a disputare la famosa finalissima Roma-Liverpool. Di Coppa dei Campioni all'epoca, ma non ci interessa, parliamo invece dei bei ricordi e parliamo soprattutto del Perugia. Era una squadra speciale. Io vorrei ritornare sul discorso che si è accennato prima, cioè l'infortunio che di quell'anno di Vannini e anche di Frosio, anche se lui ha cercato un attimino di sminuire. Cioè noi eravamo una squadra composta da 13-14 giocatori, quindi c'era però un giocatore che era Vannini, che era, diciamo, fondamentale, come ha già accennato Piero e come ha accennato anche Ilario. Cioè io ricordo che quando giocavamo con delle squadre molto più blasonate di noi, come poteva essere la Juve o il Torino, loro cambiavano il loro assetto in campo per marcare Franco Vannini. Cioè c'era il Torino di Radice e degli allenatori successivi che ci avevano, adesso non mi ricordo come, Zaccarelli, bravissimo. C'era Zaccarelli che giocava sulla fascia sinistra del Torino, che per l'occasione lo spostavano sulla fascia destra perché doveva marcare Vannini, quindi snaturavano le loro caratteristiche, le loro cose, perché ci avevano paura. Quindi noi abbiamo... Anche Bettega, bravo, esatto, lo andava a marcare, quindi voglio dire, era fondamentale. E noi abbiamo fatto quel campionato, quello dell'imbattibilità, ma che secondo me poteva essere benissimo dello scudetto del Perugia, se non ci fosse stato l'infortunio di Vannini, perché Vannini avrebbe sicuramente apportato nel girone di ritorno quel qualcosa in più che ci è mancato alla fine. Poi un'altra cosa che ci è mancata alla fine, perché con tutto il rispetto, cioè Vannini è stato sostituito, se ricordo bene, da Mario Goretti, che era un bravissimo ragazzo, però voglio dire lontanissimo da quella che erano le qualità di Franco Vannini. E poi un'altra cosa, bisogna dire, ci è mancato forse quella cattiveria, cioè il fatto di non essere una squadra abituata a vincere e a lottare a quei livelli. Cioè per noi viaggiare a secondo o primo, era vivacchiare, era qualcosa di inimmaginabile. Ci è mancata quella cattiveria, dobbiamo vincere. Cioè per noi era già il massimo, perché nessuno di noi era mai stato a quei livelli. Quindi qui forse la società poteva fare qualcosettina in più. Chiediamolo a Sclafani, cosa avrebbe potuto fare la società per spronare questi ragazzi in più? Era un problema di spronare, cioè era un fatto proprio di inculcare nella mente della squadra, nel carattere della squadra, la cattiveria di vincere fino in fondo, di stare fino in fondo. Poi a 5 domeniche dalla fine Frosio si è infortunato a Torino, e voglio dire, con tutto il rispetto, perché è stato un grandissimo giocatore, ma Zecchini in quel periodo era un ex giocatore. Scusa Piero, senza voler assolutamente dire niente, ma è stato un grandissimo, ha giocato in nazionale Zecchini, quindi fortissimo, però era un ex giocatore, quindi a noi è venuto meno. Noi abbiamo preso il gol con il Milan in casa sul rigore di Zecchini, scusatemi se lo faccio notare, quindi non è una cosa di poco conto. Ci siamo ritrovati con Bagni, che il secondo tempo ha fatto lo sciopero perché lo fischiavano, c'era tutto quello che avete raccontato prima. E abbiamo giocato in 10 senza Vannini e senza Frosio. E quindi voglio dire, siamo riusciti
a rimediare pareggiando sul rigore contro il Milan, però era una partita che avremmo sicuramente potuto vincere e che avrebbe sicuramente cambiato il finale del campionato. Mi ricordo che dentro di noi, nel nostro spogliatoio, noi puntavamo a arrivare alla partita col Milan per agganciarlo, sorpassarlo di un punto. Cioè, noi volevamo sempre essere... Eravamo la partita determinante doveva... Era quella che doveva cambiare e darci la possibilità, cioè, perché se noi avessimo vinto quella partita ci saremmo portati a un punto dal Milan, ma noi avremmo avuto l'avremmo raggiunto, scusatemi, ma non mi ricordo. Quello che... quindi, però noi li avremmo raggiunti, loro sarebbero crollati a quel punto e noi avremmo avuto il vento in poppa, e quindi queste sono state le cose veramente importanti. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, che ci sono state delle ultime partite dove, indipendentemente da quello che noi riusciamo a fare sul campo, c'erano anche dei maneggiamenti a livello superiore, a livello arbitrale, a livello di Lega, perché io ancora ricordo la partita che noi abbiamo pareggiato a Bologna, l'ultima Bologna, partita di campionato. Il primo tempo, come l'arbitro c'era Casarin, che adesso fa tanto il fenomeno, a destra e a sinistra, però io vorrei capire chi è che gli aveva dato l'autorizzazione a non espellere Cresci dal campo e a permettere al Bologna di pareggiare la partita 2-2, che si è salvato all'ultima partita perché l'ha fatto salvare Casarin e la Lega e tutto il resto. Soddisfatto? Assolutamente sì, anche perché... Adesso si capisce perché da quella parte dove operava Michele non si passava, e anche perché va detto che Michele raramente va in televisione come ospite, come probabilmente mai, esatto, almeno che io mi ricordi. Invece avete visto quante cose ha da dire. Ilario, volevo puntualizzare una puntualizzazione e poi un'altra domanda. Sì, no, io dicevo, le ultime 5 partite è mancato Piero Frosio, ma Zecchini non avrebbe mai fatto gol. Cioè, Frosio era uno che ogni tanto faceva gol, quando veniva avanti saltava di testa, qualche gol ha fatto, per cui in quelle 4-5 partite poteva essere stato anche lui determinante. Poi volevo dire quanto era determinante Vannini. Allora, io mi ricordo una partita Perugia-Napoli 4-1, va bene? Azione sulla destra, cross di Nappi, gol di Vannini. Azione, secondo gol, azione sulla destra, cross di Nappi, gol di Vannini. Terzo gol, azione sulla destra, cross di Nappi, Vannini, palo e sulla respinta dentro gol. Quindi allora tu non puoi dirmi che lui era un giocatore uguale agli altri. Per noi era un giocatore straordinario, cioè uno che faceva fare il salto di qualità. Con lui avremmo vinto lo scudetto, ecco, questo è il discorso. Una domanda invece che sorge spontanea: perché quel signore lì non è mai arrivato in nazionale? Non mi risponda perché c'era Scirea. Ah, perché obiettivamente c'erano due giocatori decisamente più bravi di me. Scirea e Baresi in quel momento erano più bravi di me. Non credo, e non ho il rammarico di non essere andato in nazionale. È evidente che se fossi stato chiamato sarei stato contento, però obiettivamente Baresi aveva 10 anni meno di me. Forse però poteva farcela, Ilario? Sì, aveva Scirea i numeri? Baresi... È strano che non fu convocato mai quell'anno dell'imbattibilità. L'anno dell'imbattibilità, l'unico giocatore che approdò alle nazionali fu Redeghieri, ma alla nazionale inferiore, alla nazionale under 21. Cioè nessun uomo della squadra che in quell'anno dominava la classifica fu ritenuto stranamente, inopinatamente idoneo per una convocazione alla nazionale. Vi siete mai dati una risposta su questo? Il Perugia non contava? No, io direi che Perugia da Toma ha sempre dimostrato di contare parecchio, però probabilmente è distinto l'aspetto tecnico selettivo dei giocatori rispetto a quello che può essere l'organizzazione della federazione, insomma, cose completamente separate. Non dimentichiamo che Tattoma fu ipotecato per essere presidente di Lega, insomma, il che non è poco. Assolutamente. Una battuta, stiamo stringendo perché siamo verso la conclusione, invece facciamola su Ilario Castagnier, e chi meglio del suo secondo
l'avvocato Giampiero Molinari può svelarci qualcosa. Che allenatore era, ma soprattutto quanto era difficile stargli dietro? No, difficile no. Ci giri, avvocato, eh? Che c'è la telecamera dietro. Difficile no, non era assolutamente difficile perché siamo stati sempre in sintonia perfetta. Non c'è stato mai uno screzio. Io facevo il mio, tranquillamente, rispettando il ruolo, e mai, ripeto, c'è stato uno screzio, quindi nessuna difficoltà. Per il resto vorrei dire, richiamandomi a quello che diceva Michele sul discorso della mancanza di cattiveria, da non pensare però che non c'è la determinazione, perché la determinazione ce n'era e ce n'era tanta. E secondo me, quello che si è perso ipoteticamente con la mancanza di quel pizzico di cattiveria in più, però si è conquistato perché non c'era angoscia. Voi arrivavate alla partita della domenica determinati, concentrati, ma sereni, non c'era l'angoscia. E questo secondo me compensava in qualche modo. Poi oggi sento parlare di forza del gruppo, ma adesso non per piaggeria, ma gli uomini veri come allora, io credo, quando sento parlare certi signorini che pigliano 5 milioni, no? Da ridere, dai, non ne parliamo neanche. Quindi la forza vera era, oltre all'aspetto tecnico, era questa coesione sotto l'aspetto umano, e quindi lì... Cioè, è tutta una serie di fattori che si sono uniti insieme. Cioè, bisogna dare atto, ad esempio, lo diceva prima Ilario, quando noi arrivavamo allo stadio un'ora e mezza, due ore prima della partita, e praticamente lo stadio era già pieno completamente, un po' perché le strade di accesso erano quelle che erano e quindi la gente doveva avvantaggiarsi per trovare posto e entrare. Ma entrando dentro lo stadio per vedere i tacchetti da mettere e tutto, e ti dava una carica incredibile, perché tu vedevi che c'erano 35.000 spettatori, ma quello che a noi ci caricava e ci dava morale, e alle squadre avversarie devo dire che c'era l'effetto opposto, perché trovarsi dentro uno stadio senza la pista intorno e con 35.000 persone che erano incazzate nere perché ti aggredivano verbalmente, ti dava una forza, e alle squadre avversarie gli dava una sorta di paura, di c'era il timore, esatto, c'era il timore. Scusami? Ah sì, questo non... Non per niente la maggior parte dei gol erano sotto la curva. Beh, quando si sceglieva il sorteggio della monetina, noi sceglievamo sempre il primo tempo sotto la curva nord, perché poi il portiere nostro, il secondo tempo, noi dovevamo attaccare sotto la curva nord perché era più impressionante per le difese avversarie. Quindi anche questo contribuiva per... Però io ribadisco che secondo me la società avrebbe potuto fare di più inculcando una cattiveria, una voglia di vincere. Forse, indipendentemente dagli infortuni, qualcosettina in più si poteva fare. La società doveva mettere 100 milioni a testa di prezzo. Ecco, Vannini la butta sull'economico. Bene, io direi che siamo quasi arrivati alla fine di questa piacevolissima chiacchierata. Vi chiedo, a livello tecnico, a livello dirigenziale, a livello di squadra, un aneddoto forse che poco è trapelato in tutti questi anni. Ce la facciamo a svelare qualche segreto da spogliatoio? Segreti non ce ne sono di segreti. Non ce ne sono segreti? No. Qualche aneddoto con qualche compagno, qualche piccola passione, oppure qualche piccolo rituale nello spogliatoio? La passione ce l'avevano tutti, purtroppo. Non è che non c'erano le passioni, chi giocare a carte, chi giocare... No, però, al di là di tutto, veramente, erano tempi diversi rispetto adesso. Noi siamo partiti, questo magari antecedentemente poi l'arrivo a diventare imbattibili, trasferta di Verona, ritiro a Desenzano, Sirmione, una roba che dovevamo vincere la partita, eravamo in ballo il campionato, vincemmo poi 2-0, tra l'altro, tanto per chiarire, venivamo da due sconfitte, tre sconfitte consecutive, vincemmo a Verona 2-0, una settimana, 4-5 giorni il ritiro,
noi durante il giorno, finito l'allenamento così, giocavamo a nascondino come i bambini dell'asilo. Quindi vuol dire, dentro nei portoni era abbastanza disabitata, perché non è che c'era proprio la folla. Questo per dire che eravamo proprio dei ragazzi di campagna che andavano a giocare. Forse non ci rendevamo neanche conto di quanto. Fece due gol Renato Curi con la partita, se non mi sbaglio. Vincemmo 2-0 e lì andammo in Serie A. E ho trovato un articolo, adesso mi auto-incenso un pochino perché non me lo ricordavo per niente. Quando abbiamo giocato a Pescara, fece gol Solier. Bravo, al 90esimo. Perdevamo 1-0 e fece gol un attaccante che saltò su di me e fece gol. In una dichiarazione su un giornale di Solier, dice: no, qual è il ricordo del gol più bello che ha fatto? Ma dice Solier: di gol belli non ne ho fatti, l'ho fatto tutti mezzo rimpallo così. Però mi ricordo benissimo quello di Pescara. Dice: no, perché spiega l'azione. Frosio intercetta una palla al limite dell'area, parte a metà campo, dribbla 3-4 giocatori, arriva, tira in porta, il portiere respinge, io faccio gol. Io non me lo ricordavo per niente. Sì. Però dice che è stato il gol suo più bello, perché in quella partita lì eravamo matematicamente promossi in Serie A. Tanto è vero che al ritorno, quando ritornammo qui, erano quello che ricordava prima Nello, c'era mezza città, no, forse tornando da Verona, che c'era mezza città pitturata di bianco e rosso. Dopo la festa, dopo il Novara, dopo l'ultima partita a Novara. Però la partita che eravamo sicuri fu la partita di Pescara. Col Novara. Mentre pensate a questo aneddoto da ricordare, ce n'è uno, Renzo Luchini. No, voglio dire, quello del nascondino, quando eravamo a Sirmioni, mi ricordo che Solier si andò a nascondere dentro casa, a trovare una casa aperta, era lì dentro, entrò. Dopo un po' arriva il proprietario che doveva rientrare, lui da dentro non lo faceva entrare, questo arrabbiatissimo. Solier era convinto che l'andavano a stanare e mi ricordo che fu una bella scena. Ingegnere? Ma quella volta, ma Franco... Ma... Io direi non è un aneddoto, ma è un ricordo che in qualche modo testimonia. Siamo legato con la canna per annaffiare. Dico, è un ricordo che in qualche modo testimonia anche la semplicità, che non è approssimazione, della nostra organizzazione. E non si riferisce all'anno dell'imbattibilità, ma all'anno dopo, quando cioè andammo a giocare la seconda partita di Coppa dei Campioni, che allora si chiamava Coppa UEFA, e andammo a giocare a Zagabria dopo aver vinto in casa 1-0, ma avevamo messo in così poco conto la possibilità di superare il turno che non avevamo neanche prenotato i biglietti aerei per fare il viaggio da Lubiana, dove eravamo? Da Zagabria a Zurigo per la successiva estrazione. Tant'è vero che fummo costretti a chiedere a quelli della Dinamo se ci vendevano i loro. E in quell'occasione, qui rivelo un po' una novità, Silvano Armaccioni fece il battesimo del volo. Cioè, in occasione della seconda partita, era la prima partita di UEFA, perché noi... Era al secondo, l'ha fatto con me per fare da vincemmo 2-1. Ilario? Sì, io vorrei un aneddoto, chiedere ai miei giocatori come hanno fatto ad accettare il fatto che io, quando sono arrivato a Perusa per la prima volta a Sbarbatello, e quindi nel campionato 74-75, ad accettare i ritiri dopo le partite casalinghe, perché io li portavo in ritiro perché non al grifone, ecco, dopo la partita giocata in casa non volevo che dispendessero energie in altro modo, e stando insieme curavamo l'alimentazione e siamo stati lì tra l'altro, questa usanza
Fini, dopo il primo, a metà del primo anno di Serie A, quando noi andammo a casa di Ciai, allora le mogli dei giocatori mi sfidarono a scala 40, fuori a 151, chi andava fuori era eliminato, quattro mogli dei giocatori e io. Allora, la posta in palio era se vincevo io restavano in ritiro, se vincevo una delle mogli sarebbero andati a casa, no? Tutti quanti. Giocammo, vinsi io e loro, tra l'altro facevo il tifo per me, sfottendo le mogli, chiaramente scherzosamente. Vinsi io e da allora non facevo più un ritiro. Finì il ritiro dopo. No, io volevo raccontare l'ultimo perché non vedo Mario l'autista, Marietta l'autista, non c'è perché non sta bene. Vabbè, comunque sta benissimo, allora volevo raccontarla. Siamo in ritiro a Santa Margherita Ligure, qualcosa del genere. C'era una piscina, era anche abbastanza freddino, non è? E non so come mai gli cadde il portafoglio dentro la pista piscina. Lui non sapeva nuotare, aveva una paura dell'acqua. Credo che avesse paura perché faceva freddo. Insomma, dai, gli legammo tutti lì assieme, perché non è che stavano tre o quattro, stavamo in 15, tutta la squadra era lì, lo legammo con la canna dell'acqua che serviva per il budellino, per annaffiare così, lo legammo alla pancia e lo buttavamo dentro per cercare di prendere il portafoglio. Quando arrivava vicino lo tiravamo indietro, però devo dire, volevo anche ringraziarlo pubblicamente, lui è stato uno di noi veramente, come i massaggiatori, come la Giuditta, come Orfeo, Bruno Palomba. Cioè, noi eravamo veramente una famiglia, lavoravamo tutti, e l'autista del pullman faceva delle robe che da ritiro di patente tutte le volte che andavamo in trasferta. Una volta mi ricordo che sull'Appennino sorpassò i spazzaneve, e che era una roba fuori dal mondo, mancava che ci arrestassero tutti i 25 che eravamo sul pullman, e lui era partito e ha sorpassato sti spazzaneo che buttavano la via, perché lo incitavamo, dovevamo arrivare presto, dovevamo arrivare prima. Marietto era un fenomeno veramente. Quindi volevo ringraziare anche lui e tutti quelli che hanno lavorato con noi per tanti anni. Bene. Con me quella volta, adesso ho parlato della piscina. Mentre parla Ilario vado di qua. Non me lo ricordo. Io volevo dire una cosa, la forza del Perugia di quell'anno o di quegli anni stava proprio nel fatto della semplicità e della freschezza di questi ragazzi. Voi vedete adesso quando arrivano i giocatori allo stadio, chi ha le cuffie, chi ha l'iPad, chi tutti soli, tutti zitti, tutti seri. Cioè, voglio dire, Antonio mi raccontava che nel pullman facevano non gli scherzi. Non ti ha raccontato delle cose, non tirare fuori. No, mi ha raccontato che qui non si dicono, ma mi ha raccontato per esempio che facevate gli scherzi con la radio del pullman. Chi? A Michele? Insomma, cioè, giocavate a carte, chiacchieravate, vi sfottevate. Cioè, la forza di questa squadra è proprio nell'amicizia, nella semplicità di questi ragazzi, secondo me. Dopo, la capacità calcistica è innata e hanno fatto vedere quello che hanno fatto. Però, secondo me, il bello è questo, che erano tutti amici e l'amicizia è una bella spinta. Erano amici? Per concludere, al Perugia attuale consiglio di vivere alla stessa maniera, di essere una squadra così, perché solo così si vince il campionato. Credo che il direttore Mauro Lucarini farà tesoro di questo consiglio, il presidente Santo Padre forse ancora ci sta guardando su Facebook. Una parola conclusiva a riassumere, perché è tardi, la parola famiglia. Hanno detto eravamo una famiglia e credo che questo, a distanza di 40 anni, questa sia ancora una grandissima famiglia con gli interpreti di allora e speriamo anche coi protagonisti di oggi. Grazie a tutti per essere intervenuti, si chiude questo primo appuntamento, ce ne saranno altri credo. Se vi è piaciuto, buonasera.